Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like you. Alberto Santucci, il sindaco di Badia Tedalda, a fare gli onori di casa e ad accogliere il prefetto di Arezzo. È un momento importante per Badia Tedalda, questa intitolazione. Momento importante perché qui si realizza quella verticalizzazione di cui si parlava negli anni 90. Quindi non solo istituto, poi un bel istituto che è dotato anche di impianti sportivi, luminoso, sicuro. Praticamente si va dal nido e quindi da un anno fino alla fine della terza media, quindi 13 anni. E quindi per noi è un onore oggi avere tante autorità, Sua Eccellenza il Prefetto, Presidente della Provincia, la Preside, per celebrare questo lavoro di cui il merito non va al Sindaco Santucci ma soprattutto al Vice Sindaco Sensi, che è qui vicino, che è Assessore alla Pubblica Istruzione del Comune, con un'intitolazione ad una persona speciale, la Maria Blasi, intitolataria di questo asilo nido, che è stata una insegnante indimenticata e innovativa di Badia Tedalda, il primo sindaco donna della provincia d'Arezzo. Dunque, il merito è del vice sindaco Ivano Sensi, perché? No, il merito è a certi risultati ci si arriva se ci crediamo veramente tutti, dagli amministratori, il personale, tutti quelli che operano. Noi siamo partiti con la richiesta di questo servizio alcuni anni fa in conferenza di servizi della Vallata e poi siamo arrivati ad avere autorizzazioni e poi ci siamo insediati in una prima fase in una maniera un pochino provvisoria, perché gli spazi erano quelli che erano. Oggi siamo veramente a inaugurare una struttura adeguata, funzionale, perfettamente rispondente a tutte le esigenze sanitarie dei bambini e degli operatori, quindi è veramente una cosa importante. La dottoressa Maddalena De Luca, prefetto di Arezzo, in visita quassù a Badia Tedalda, in montagna, per quanto riguarda l'intitolazione di questa scuola. La scuola fondamentale, presidio di legalità, di cultura, di conoscenza, quindi importante esserci. Sì, è un momento per me particolarmente significativo, perché stare con i ragazzi, conoscere i ragazzi, ma soprattutto conoscere il territorio aretino da vicino è sempre un momento di grande arricchimento. E oggi poi abbiamo anche l'opportunità di questa intitolazione a una figura che ha significato tanto per Badia Tedalda e per la scuola e l'educazione in generale. Ecco, questa scuola è intitolata al primo sindaco donna della provincia. Sì, sicuramente testimonia, ecco, una visione particolarmente illuminata anche da parte della realtà e della comunità di Badia Tedalda e soprattutto anche della persona di Maria Blasi, alla quale è appunto dedicata questo istituto comprensivo, questa intitolazione, perché era una persona che aveva veramente una visione globale, una visione molto all'avanguardia di quelli che erano i criteri educativi e ha portato anche questa sua esperienza poi al servizio della comunità quando ha ricoperto l'incarico di sindaco. Anche la presidente della provincia Silvia Chiassai qui a Badia Tedalda per sostenere questa intitolazione a Maria Blasi. Importante, assolutamente, non poteva mancare la provincia, che plaude a questa iniziativa, ringrazia il sindaco, intanto perché ha titolato appunto la scuola a questa donna, una grande insegnante, un grande primo sindaco, donna, quindi anche diciamo precursore rispetto appunto a quello che succede ancora oggi nel nostro paese e soprattutto simbolo di una realtà
realtà importante è quella appunto di una scuola in un paese piccolo ma importante, speciale come Badia Sedalda, appunto dare un servizio fondamentale come quello che è appunto una struttura per i bambini e quindi un aiuto alle famiglie, permette di far crescere questa comunità, di fare in modo anche che le nuove generazioni possano trovare qui quei servizi essenziali per poterci vivere nel modo migliore, e questo è un simbolo diciamo fondamentale per il futuro di questa città. La dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo di Badia Sedalda, Monica Cicalini, è un momento importante. Importantissimo. 06 il progetto, in linea di continuità e con le indicazioni della Regione e del Ministero, ma direi anche 013, perché con questo nido il percorso educativo dei ragazzi è in linea di continuità dagli 0 fino praticamente ai 13 anni. E ringrazio l'amministrazione comunale che sempre si prodiga per soddisfare le esigenze dei ragazzi e della scuola, e direi che questo è veramente l'inizio di una collaborazione a tutto tondo con l'amministrazione e con gli enti locali qui presenti, ma soprattutto è un grande servizio che viene offerto alla comunità di Badia Sedalda. Lei, se non sbaglio, è un dirigente scolastico praticamente dall'infanzia fino al liceo. Esatto, io sì, ho più scuole, vado dall'infanzia fino alla scuola superiore, è la dimostrazione che i percorsi di continuità si possono articolare in più modi, in più sedi, l'importante è garantire appunto il successo formativo degli studenti. Wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this.